Oggi scoprirete la storia di alcuni telefoni sfortunati che per un motivo inspiegabile hanno smesso di funzionare. Se voi non volete avere la stessa sfortuna, vi consiglio di lasciare un like. Il golden like è sempre fortunato. Ma ora andiamo con il video. Questo, ragazzi, sarà un video diverso dal solito. Quest'oggi vi racconterò una storia. La storia di due miei telefoni maledetti. Maledetti nel vero senso della parola, perché ciò che è successo è davvero strano. È successo da poco. Proprio lui, il mio adorato iPhone XS Max, è improvvisamente morto. È scoppiata la scatola. Un po' di tempo fa, infatti, ragazzi, regalai un iPhone alla mia ragazza. In quel momento in particolare ci trovavamo a Dubai, quindi eravamo insieme. La sera, prima di andare a dormire, abbiamo messo il telefono a caricare. C'è solo un problema, che quell'iPhone il giorno dopo non si è mai più acceso. Questo qui è l'iPhone, ragazzi. L'ho ripreso da non molto da un tecnico. Il telefono da quel giorno, ragazzi, è rimasto un vero e proprio pezzo di defero. Non funziona più. È morto definitivamente. Giampi, ma se l'avrei portato dal tecnico, il tecnico l'avrà sistemato, no? Ora arriviamo anche a questo. Non mi era mai successo prima, ragazzi, una cosa del genere. Dal giorno alla notte l'iPhone era... aveva smesso completamente di funzionare. Tutti i tasti all'interno del telefono non servivano più a nulla. Riavvii forzati, collegarlo al computer e utilizzare programmi di recupero. Tutto assolutamente inutile, nonostante anche programmi premium a pagamento. Niente di niente. L'iPhone non voleva dare segni di vita. E anche provandolo a collegare alla corrente, ovviamente, nulla sembrava essere cambiato. L'iPhone era diventato un vero e proprio pezzo di ferro. E non è il solo telefono colpito da questa maledizione. Ma prima di parlarvi anche di lui, c'è da dire com'è finita con il tecnico. Nonostante fosse tipo la prima volta che mi si è rotto un iPhone, il tecnico, ragazzi, non è stato in grado di sistemarlo. Questo è quello che rimane del lavoro che ha fatto. Cioè, nel senso, ha tolto un pezzo e me lo ha ritato. Quindi peggio di prima. Insomma, dopo alcuni test che non sono andati a buon fine, mi ha detto, beh, potremmo provare a trapassare il telefono con tutti i chip e le cose su un'altra motherboard di un altro iPhone e vedere se tornerà a funzionare. Tutto questo però era un forse, non c'era nemmeno la possibilità che l'iPhone tornasse a funzionare. E questa cosa costava un sacco di soldi, tipo 300 euro con tutto il rischio che poteva non servire assolutamente a nulla. Ragion per cui il mio iPhone morto da un giorno all'altro è ancora così, non funzionante. Prossimo step forse sarà quello di provare a portarlo alla Apple, anche se dopo che è stato aperto non penso che lo possano più toccare. Quindi avete consigli nei commenti? Ma la maledizione, ragazzi, continua, perché come vedete qui oltre l'iPhone c'è anche un altro telefono imbustato. E volete sapere la cosa divertente? È sempre un altro telefono che avevo regalato alla mia ragazza. Gliel'ho regalato dopo che l'iPhone si è rotto. Gli ho detto, ok, tieni, prendine un altro, prova con questo qui. Tutto a posto finché, che ci crediate o no, dal giorno alla notte, dopo che il telefono è stato messo in carica, quindi usando un altro caricatore, un altro cavo, un'altra presa, perché eravamo anche in Italia stavolta, il telefono la mattina dopo era morto. Però almeno questo mistero è un po' più spiegabile rispetto a quello dell'iPhone che è proprio crepato. Questo qui, ragazzi, praticamente non si carica più. La notte ha smesso di ricaricarsi, quindi semplicemente funziona tutto a parte la ricarica. Quindi diciamo che è un po' più facile aggiustarlo, ma essendo un telefono più di nicchia è difficile trovare il pezzo mancante. Quindi morale della favola, a forza di regalare telefoni alla mia ragazza li sto finendo. No, cavolate a parte, ragazzi, cioè è successo tutto nel giro tipo di una settimana sta roba. Quindi sono rimasto veramente impressionato. Vi volevo raccontare questa storia. Due telefoni morti. L'iPhone è proprio, cioè, andato in paradiso ormai, non lo so. Questo forse ha più
possibilità di salvarsi. Però mi pare che il tecnico disse che il pezzo era uscito fuori dalla produzione. Quindi diciamo è un casino per entrambi. Ragazzi, allora, sto registrando questa clip qualche giorno dopo il video che ho registrato sull'iPhone. Vi lascio con il video, guardate che cosa è successo. Ok ragazzi, voi non ci crederete, ero fuori dalla mia stanza, ho sentito un botto e guardate un po' quale telefono è caduto. Ecco che si è rotto inspiegabilmente. Guardate qua, è appena caduto da solo dalla mensola. Io ero fuori, si è anche distrutto. Meno male che era un iPhone rotto, praticamente inaggiustabile, che non si poteva aggiustare, ma è caduto assolutamente da solo. Come ha fatto? Ora ditemi voi se sto iPhone non ha una sorta di maledizione. Sto provando a farlo cadere come è successo prima, per vedere se è stato un fantasma o qualcosa del genere. Vediamo un po'. Cioè, se lo metto così non cade. Però da solo è caduto dalla mensola. Ok, fermi tutti. Sta succedendo qualcosa? È caduto. Quest'iPhone o è maledetto o è maledettamente sfigato. Ebbene, oggi avete scoperto la fantastica storia di Giampi e dei suoi due telefoni morti. Un video assolutamente diverso dal solito. Qual è la morale di questo video? Non ce l'ha. Non ha una morale, non serve a un cavolo. Volevo solamente raccontarvi la storia. Quindi beh, se vorreste più video di questo genere, dove Giampi vi racconta storie e fatti che succedono quotidianamente, lasciate un bel pollicione in su. Iscrivetevi anche al canale per non perdervi i prossimi video. E noi ci vediamo alla prossima. Un salutone e ciao a tutti.